Allora, Dario Cangemi Popcorn, Alice e Lavinia, partiamo dai vostri personaggi. Alice, chi è Carolina? Ti volevo chiedere come hai costruito il personaggio in rapporto con Luca Travaglio e Edoardo Leo. Io sono Carolina, l'ho costruito con grande delicatezza, nel senso che vabbè, Carolina è una donna della Milano Glamour, è una donna che fa molto rumore, fa tante cose, è ipercinetica, molto solare, ma sotto sotto ha dei grandi crepacci di dolore, come ho detto stamattina. Ho costruito il suo personaggio con calma, mi sono lasciata molto guidare da Rolando. Io tendenzialmente ho un'esperienza, diciamo, di ruoli molto più duri, più tosti, forse anche per la mia fisionomia, e invece Carolina è un sole, porta molta morbidezza, perciò forse mi sono approcciata a questo personaggio piano perché in parte è molto più simile a me e allora ci sono delle parti mie che svelo meno volentieri rispetto alla mia, come dire, la mia facciata, ecco. E l'incontro con Travaglia avviene perché lei scrive un libro e ha bisogno di essere seguita da un bodyguard perché viene seguita anche da uno stalker, da lì poi nascerà tutto il filone, diciamo, del romantico 2. Sì. Lavinia, anche il tuo personaggio, diciamo, Casio, è centrale nella serie. Khadija. E, ecco, io ve l'ho detto adesso, L'hai detto sicuramente piano? esatto, ho detto un po' più, ho detto la L'hai detto seconda piano giusta. così. Se volessimo spingerlo un pochino di più, sarebbe Khadija. Ahia, ok, perfetto. Sì. Adesso. Volevo chiederti, è un personaggio chiaramente complesso, tra l'altro di origine libica, appunto, se ce ne vuoi parlare. Sì, ovviamente centrale proprio perché parte un po' tutto da quello che succede, insomma, dal fatto che Travaglia perde la donna che ama e che sostanzialmente poi inizierà ad avere grossi dubbi su quello che sia realmente accaduto, per cui è un po' ossessionato, io rivivo attraverso i suoi ricordi, quindi nei flashback in cui cerca di capire un po' quello che è successo, anche se in realtà quello che lui vede è la purezza di una storia d'amore, per cui non riesce effettivamente ad accettare quella che è un'ipotesi, che lei sia coinvolta nell'attentato. E infatti è una storia d'amore molto, molto bella, non posso svelare molto su quello che succederà poi alla fine, però ecco, Khadija è una donna di origine araba, libica, come dicevi. È stata una sorpresa, anche se in realtà non troppo, nel senso che quando ho letto la sceneggiatura, o meglio la sinossi, si indicavano i vari personaggi. Io in realtà ho fatto il provino inizialmente per il ruolo di Carolina, perché io sono anch'io milanese, anche se non sembrerebbe, infatti, poi. Però appunto quando ho letto la sinossi c'era questo descritto, questo personaggio di Khadija di origine araba, ho detto, vuoi vedere che andrò a finire là. Infatti. Infatti, quindi sorpresa ma non del tutto, e molto molto contenta, e adoro interpretare ruoli che non siano italiani. Primo perché io sono comunque mezza slava, da padre italiano e madre slava, quindi ho lavorato in Turchia interpretando un personaggio turco, personaggi sudamericani, spagnoli, adesso l'araba mi mancava, mi piace tantissimo. E ho dovuto lavorare un pochino su una sporcatura di accento, ma in realtà è una cosa molto molto leggera. E ho lavorato un po' con una donna libica che vive in Italia. Ma a proposito di Milano, quello che colpisce è che Milano a tutti gli effetti diventa un personaggio nel clandestino. Quindi siete d'accordo? Com'è stato anche Rolando a costruire quest'arena? Come siete trovati in questa. Io passo la parola a lei perché io non ho girato nulla a Ah, lì non Milano, è. ho Tu dici come ci girato siamo solo a trovati con Roma. Rolando a Milano? Come ci siamo Con trovati a Roma? Milano come personaggio? Poi volevo chiedermi in realtà anche con Rolando com'è andata. Allora, due domande. Sì. Milano benissimo, è una città fantastica, io la adoro, è una Perché non città. ci vivi? Perché Io non ci vivo, che però ci è. vivo, Sempre ti così, dico. No, è una città che ha tanti scorci, è una città da scoprire, è una città che nasconde degli anfratti se ti perdi in queste piazze, cioè è tutta una città, diversa dalla mia, diversa da Genova, insomma, però è un'ambientazione molto forte, nel senso, l'abbiamo girato d'inverno, faceva parecchio freddo, parecchio buio e parecchia nebbia. Non c'è più la nebbia a Basta, Milano. sta Non è zitta. vero, non è vero. È un Quindi grande luogo comune diciamo questo. che dei È un grande personaggi. luogo comune, però è da 5-6 anni Io che la non c'è nebbia più l'ho nebbia a beccata, Milano. però è una città grigia, quindi è giusta per ambientare un dramma thriller, perfetto, un dramma thriller, è eccezionale, è una bella scenografia. Con Rolando, che dire? Rolando è veramente. È un È un bambino fumetto. pieno di energia ed è una delle persone più sensibili e
e che io abbia mai conosciuto, nel senso è attento a qualsiasi mutamento di faccia di qualsiasi persona della troupe. L'ho visto tante volte dire: com'è che va? Come stai oggi? Ma non ha, diciamo, persona qui, capito, dal punto di vista piramidale doveva chiederlo, anche semplicemente all'attrezzista. E in più è un regista a cui non la dai a bere, sai, molto spesso gli attori di una certa età, perché ormai ce l'abbiamo. Ma basta. Vabbè, è vero, abbiamo però dei chilometraggi esperienziali che ci permettono molte volte un'esperienza di che abbiamo fatto di lavoro, no? Di struttura tecnica. Molto spesso le scene le fai più volte, non sempre metti il 102%. Rolando ti sgama. Quindi molto spesso, a me è successo, come vi ho detto, ok, siamo arrivati al 99%, però dai, me li dai gli altri 15, sa che ce li hai, quindi pretende qualcosa di più. E gli attori tendenzialmente un po' sono pigri, un po' magari hanno paura di scappare o hanno bisogno di essere accompagnati, ma hanno bisogno soprattutto di essere amati. E Rolando ama gli attori perché lui stesso è un grandissimo attore, e quindi nelle indicazioni arriva al fondo, anche solo vai più veloce. Invece che tutte quelle sciabordio di parole, gli attori dicono, ma sono un po' generiche. Quindi è un grandissimo leader. Nonostante il chilometraggio esperienziale vostro. Sei d'accordo? Ma perché è stato un attore, quindi il linguaggio è diverso. Cioè, ci si capisce diversamente, appunto, magari bastano veramente delle parole più pratiche per dire, so cosa voglio, hai capito cosa voglio. Sì, sono assolutamente d'accordo. Io aggiungo che è un fumetto. È una carica pazzesca, una persona entusiasta, un trascinatore, sicuramente un grandissimo leader. A me è successa una cosa strana con Rolando un giorno sul set, e che a un certo punto mi ha sgridata e non mi era mai successo. Sì. E quindi mi sembrava di tornare in giro. Mi è sembrato di tornare, che ne so, all'infanzia con un papà che mi sgrida, che appunto non succedeva spesso, e l'unica volta che era successo io piansi tantissimo. E anche quel giorno sul set piansi tantissimo, perché non me l'aspettavo, però fu fantastico perché servì tantissimo per la scena che andava a girare subito dopo, quindi grazie Rolando. Grazie a voi invece, grazie mille. Grazie.